Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto al nostro consueto appuntamento con le review. Il giocatore che andremo ad analizzare oggi è Romelu Lukaku, attaccante belga in forza all'Everton, che riceve questa meravigliosa carta tozzo in seguito alla sua stagione appunto con l'Everton, dove ha segnato 18 gol e fornito 6 assist. Non credo ci sia bisogno di dire che già basta guardare la carta, le statistiche che ha sulla carta per capire quanto è forte questo giocatore. Di lui si può tranquillamente dire che è quel classico giocatore che da solo ti cambia una partita. E vorrei anche vedere visto quanto costa, soprattutto adesso in questo momento che sta intorno ai 400, 410, 420 mila crediti. Che è un prezzo abbastanza alto e sì forte, però 400 mila crediti sono comunque veramente veramente tanti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le sue statistiche per capire i suoi punti di forza e le sue debolezze, sempre se ne ha. Iniziamo subito con la velocità. Abbiamo un 90 sulla carta che diventa 86 accelerazione e 93 velocità scatto. Qui non credo ci sia proprio nulla da dire, per un attaccante di quella stazza questa velocità è qualcosa di fenomenale. Il fatto che riesca a superare i difensori sia in fisico che anche in velocità lo rendono veramente devastante e questo già è il primo pro. Per quanto riguarda il dribbling, troviamo un 85 sulla carta che diventa un 74 agilità, che è un valore sicuramente basso, però stiamo comunque parlando di una punta di peso alta 1,90, quindi alla fine ci può anche stare. 55 equilibrio, anche qui valore sicuramente basso, che magari portano a pensare che sto giocatore cada facilmente, ma più avanti scoprirete che non cade manco per scherzo. 85 riflessi, 88 controllo palle e 88 dribbling, anche questi dei valori sicuramente interessanti. Dopo il dribbling passiamo all'altro pezzo forte di questo giocatore, ovvero il tiro. Troviamo un 93 sulla carta che diventa un buonissimo 90 posizionamento, un ottimo 95 finalizzazione che in game si nota tutto, infatti sotto porta non ne sbaglia una, manco per sbaglio. Uno spaventoso 98 forza tiro che credo si commenti da solo. 1,83 per quanto riguarda i tiri dalla distanza, che però qui vi assicuro che in game è sicuramente qualcosina in più. 81 per quanto riguarda i tiri al volo e 93 per quanto riguarda i calci di rigore. Dei valori difensivi ormai non ve lo sto manco a dire, non ce ne potrebbe fregare di meno visto che stiamo parlando di un giocatore come Lukaku. Al solito l'unica cosa che andiamo a vedere è la precisione test e qui troviamo un 99 di quelli proprio belli da vedere. Con quel valore praticamente basta che arriva sulla palla e riesce a mandarla un po' dove volete voi. Visto il giocatore, vista questa versione, potremmo anche fare a meno di parlare dei passaggi perché passarla è l'ultima cosa che vi verrà in mente quando userete lui, però è giusto comunque parlarne nel dettaglio. Troviamo un 78 sulla carta che diventa un 81 visione, un 80 di cross che sicuramente non userete mai, proprio mai, quindi anche se è un valore basso non ci interessa. 78 precisione punizione, anche lì stessa cosa di tiri dalla distanza e qualcosina in più in game. 79 passaggi corti, 68 passaggi lunghi e 75 effetto. Qui per quanto riguarda l'effetto c'è da dire che il valore è basso e nei tiri a giro si nota, purtroppo. Per finire andiamo a vedere le statistiche del fisico. Qui vi do un piccolo spoiler. C'è una statistica tra queste che quando l'ho vista ho detto wow, ok, questo giocatore deve essere mio assolutamente. Ma andiamo subito a vedere. Un 92 sulla carta che diventa 79 elevazione, valore abbastanza bassino, però è comunque alto 1,90 e quindi ci arriva comunque a prenderle di testa. 85 per quanto riguarda la stamina, appunto la resistenza in game. E si vede tranquillamente arriva a fine partita potendo scattare anche al 90 se serve. 80 aggressività e il pezzo forte che ho lasciato per ultimo, 99 di forza fisica, ripeto 99. Ora io vi chiedo, come si fa a non amare un giocatore che ha 99 di forza fisica, è alto 1,90 m e ha 90 di velocità sulla carta? Cioè è qualcosa di veramente mostruoso, perché di fisico non lo reggi mai. Con la velocità difficilmente riesce a prenderlo, è l'attaccante definitivo. Magari qualcuno potrà dire, ma in Premier Aguero è più forte. Sì, sicuramente. Aguero ha dei valori più alti, anche Aguero ha un 87 forza fisica, niente male. Però con Lukaku vi garantisco che i difensori li farete volare con una spallata, così. Se stanno difendendo in area di rigore, una spallata di Lukaku e arrivano sulla bandierina del corner, senza problemi. Lui non spinge i giocatori, li fa volare, ecco. Per finire andiamo a riepilogare i pro e i contro. Tra i pro assolutamente fisico, come ho detto prima, tiro, finalizzazione e velocità. L'unico contro che mi sono sentito di mettere sono le 3 stelle skill.
Non è un difetto grossissimo, però diciamo che con 4 sarebbe stato ancora più forte di quanto già non sia. Come voto finale gli ho dato un 9,5 nonostante meritasse il 10 solamente per il prezzo, perché costa veramente tanto e non tutti se lo possono permettere. Con questo il video finisce, vi ricordo di passare dai nostri social, se volete lasciate un like, commentate e fateci sapere cosa ne pensate di questo giocatore e delle nostre review. Un saluto, ciao ciao!